Quando la luce ambiente non è sufficiente o non adatta per le riprese, si deve usare un'illuminazione artificiale. Vi sono molti tipi di luci che si usano nel cinema e nel video. I principali sono i proiettori spot, che riescono a concentrare la luce tramite la lente di Fresnel e creano ombre molto nette. I diffusori, che illuminano solo con luce riflessa e danno ombre morbide. Le quarzine, che sono una via di mezzo, parzialmente direzionabili e con ombre nette. Esistono anche altri tipi di luci, come i LED o i tubi fluorescenti. Le luci hanno varia potenza e usano diverse lampade con temperatura di colore, in genere, di 3200 o 5600 gradi Kelvin. Un metodo semplice per correggere un'illuminazione ambientale troppo contrastata è quello di usare dei pannelli riflettenti. Possiamo anche usare una luce per ottenere un effetto simile, ad esempio con questo pannello LED a batteria. Pensate sempre che l'illuminamento prodotto dal sole è elevatissimo. Per compensarlo occorrono luci molto potenti o molto vicine. La distanza alla quale è posta la luce rispetto al soggetto è determinante. Infatti, la luce è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Proviamo a fare un esperimento. Questa luce è distante 3 metri dalla parete. Se misuriamo con un esposimetro l'illuminamento, cioè quanta luce arriva sulla parete, leggiamo 910 lux. Avvicinando la luce a 2 metri, aumenta l'intensità luminosa. La lettura è di 2200 lux. Se avviciniamo ancora la luce portandola a un metro, questa volta otterremo 12.000 lux. Notate come i valori di illuminamento aumentino con un valore esponenziale. Quindi avvicinare o allontanare una luce cambia in maniera significativa l'illuminazione della scena.